Bambini, io sono Gattoboy. Bentornati su Super Toys, i super giocattoli, insomma. Oggi abbiamo Smashers, The Smashers, Lancia, Smash e Sorpresa. Vengono dalla serie di Gross Preziosi Collection. Possiamo trovare anche lo Smasher speciale con lo slime. Smash è in una Yeball in allegato alla rivista. Yeball, bambini, sarebbe un occhio palla. Ma com'è possibile? Vediamo come si apre sto pacco così. No. E invece se lo mettiamo giù, apriamo. Sì, yeah. Ora sistemiamo qui. Una volta sistemato lì, ho aperto anche qui e... eccole le riviste di GP Club. Togliamo queste due, apriamone una. Vediamo cosa c'è di interessante e divertente dentro questa rivista di GP Club. Divertiti e impara, che puzza! Storia bizzarra, ingredienti da incubo. Ingredienti da incubo, ma quali potrebbero essere? Vediamo. Dalla faccia di sto bambino direi che sono proprio ingredienti da incubo. Le do ragione. Apriamo, scopriamo. In questo numero troviamo, allora, Be Curious, per i curiosi. Disgustosi segreti del corpo umano. Coccole, puzzette e altre schifezze servono davvero a qualcosa? Oh, sono curioso a scoprirlo se servono davvero a qualcosa. Vediamo. Poi, alla 6 il top 5, i campioni della puzza. Scopri i più puzzolenti del mondo tra fiori da incubo e insetti da tapparsi il naso. Sulla 6, Around the World. Una Parigi sotto sopra, misteri e ruoli nel sottosuolo della città più romantica del mondo. 10. Fan Community. Giochiamo sporco, gli sport più strambi e sudici per chi non teme un pochino di fango. 12. La seconda vita della spazzatura, Green Life. Come riciclare senza inquinare anche rifiuti più sporchi e puzzolenti. Free Time, idee riciclone. 3 suggerimenti creativi per trasformare da così a così gli oggetti da buttare. Wow, apriamola allora sta rivista. Io mi metto qui e noi guardiamo insieme che cosa c'è di bello dentro. Scopriamo qualcosa che non sappiamo. Vediamo, bla bla, e qua? Oh, lo sapevi che per quanto disgustoso il pus che esce dalle ferite e o dai brufoli è la dimostrazione che il sistema immunitario fa il suo dovere. Gli ingredienti del pus infatti sono siero, globuli bianchi e microbi che ne determinano il colore. Bleh. Il cerume è prodotto dalle orecchie per evitare che dei corpi estranei possano danneggiare la deligrata membrana del timpano. Tra gli intrusi indesirati possono essere anche gli insetti, per fortuna morto raramente. 3. Mettersi le dita nel naso è una brutta abitudine che riguarda oltre il 95% della popolazione. Per alcuni è un vero problema che gli hanno pur dato un nome di una malattia, bambini. Chi soffre di rinotixelomania, rinotixelomania, che parola lunga, chi soffre di rinotixelomania, Tilexomania, va alla ricerca di caccole per più di 20 volte al giorno. Ma fu, che schifo. I campioni della puzza. Al primo posto abbiamo il cimice, così piccolo e così puzzolento da essere al primo posto. Il secondo è il formaggio Bolognese. È un formaggio francese, bambini. Il terzo posto è durian, il frutto più puzzolente del mondo, bambini. Arotitano è la pianta, cioè il fiore più grande del mondo e anche il più puzzolente. E al quinto posto abbiamo la puzzola. Non poteva mancare la puzzola. Parigi sotto e sopra, in poche parole, bambini, le catacombe di Parigi fanno una puzzola. Giochiamo sporco, il primo posto è calcio del fango, il secondo sono tuffi dentro il fango, ma proprio dentro, è la gara.
Il terzo è una gara di nuoto senza usare le braccia dentro un lago di fango. Il quarto posto è la corsa con dei porci, la corsa con i maiali. Il quinto è la sfida sotto le spine, cioè devi girare come un verme nella melma qua sotto il filo spinato. E poi abbiamo i consigli come riciclare la spazzatura e la seconda vita e quanto ci mettono. Per esempio, una bottiglia ci mette 4.000 anni per decomporre, bambini. E qua i consigli come riusare la spazzatura, le puzzole. Ora tocca ad aprire. Apriamo il primo Smashers. Non riesco a togliere. Dove? Vediamo, bambini, mi raccomando, il taglierino lo possono usare solo i grandi. Oh sì, vediamo. Oh, c'è qualcosa dentro. E uno, e due, oh no, ma sono tutti nei sacchettini, ma uffa. No, gatto boy, mi sa che non è perché è nel sacchettino. È perché abbiamo trovato lo slime ultra raro, cioè un Smashers ultra raro con lo slime. È un bidone da quale esce lo slime. Da quanto è schifoso questo bidone. Ma guardate un po', che schifo, ma non si toglie. Appiccicoso. Lasciamolo lì. Apriamo un altro, gatto boy. Facciamo un po' più la magia. Wow, guardate chi c'è. È una tazza piena di occhi, che schifo. Poi vediamo chi c'è di rare e ultra rare appena apriamo tutta la collezione. Vediamo la collezione. Eccola, tirata fuori. Zuru Smashers. Abbiamo il Fitty Foot. Abbiamo già trovato la tazza. Odd Body, il corpo. Icky Insetti. Toilette, cioè il bagno, il water. Ultra rare e Smash Trash. Da ultra rare mi sa che noi abbiamo trovato lo slime. Questo è, no? Bambini? Mi assomiglia, vero? Sì, è lui, mostro con lo slime. E qui si spiega come ricostruire la Yeah Ball. Apriamone un altro. Fatica, prendiamo questo. Apriamone un altro, facciamo la magia. Finché lei fa una magia, io ho rimesso qua tutti quelli che erano dietro, li ho messi in avanti, così possiamo continuare ad aprire senza che ci facciamo fatica da levare lì. Dai, con questa magia. Ah, ma eccola la magia. Chi è? È un hamburger. Ciao piccolo hamburgerino. Che sono un hamburgerino. Abbiamo hamburgerino, tazza, slime, bidone. Vediamo di fare un'altra magia. Magia. Wow, è una mano di un mostro. Guardatelo. Che schifo. Bambini, un'altra magia. Facciamo un'altra bella magia. Gatto boy, intanto rimetti quelli dietro in avanti. Ok. Il cervellone. Guardate, bambini, negli altri sono già aperto altri tre, gatto boy. Sì, io ho aperto altri tre mentre voi facevate altre due. Dai, non potevo aspettare. Abbiamo la mosca, il naso, il cervello,
una tazza con gli occhi, abbiamo una mano di un zombie e lo slime, il raro slime. Tutti loro sono i smashers. Quindi bambini, giocate, collezionate, mettete mi piace, guardate i prossimi episodi. Ci vediamo presto. Ciao ciao bambini, like!